Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television, io sono Daniel e quest'oggi la tavola è imbandita di nuovo con Dragon Ball Super Card Game. Abbiamo infatti un altro box, come già avevo preventivato, di Vicious Rejuvenations con l'abbinata del Pre-Release Special Box Promotion Pack e del Pre-Release Pack Volume 3. Ovviamente all'interno del box abbiamo anche il Revival Pack come l'altra volta, quindi un po' di chicche da spacchettarci assieme alle 24 buste della nuova espansione. Nel momento in cui sto registrando non è ancora uscita, ma è di breve prossima uscita la nuova espansione molto particolare Battle Evolution Booster, espansione fatta di poche carte nuove e molte altre ristampe da set precedenti che ritornano sia per andare a recuperare magari chi ancora non è riuscito ad avere certe carte per completare i mazzi, che con le nuove carte a puntellare e migliorare deck usciti in precedenza. Ci sono già tanti spoiler della nuova espansione, non è questa la sede per cui vederli, magari mostrerò qualcosa su qualche post su Instagram, però c'è da vederne delle belle con quell'espansione e sicuramente spacchetteremo un po' anche con quella. Ma oggi è il turno di Vicious Rejuvenation di nuovo, io ho pronte le mie classiche forbici da tagliabuste e anche le sleeve imbustate qua dentro, anzi fammele recuperare subito. Voilà, le nostre sleeve delle Maiden, che non credo portino bene, però quelle abbiamo per slivare. Ok, togliamo la plastica al box, che è sempre una goduria. Ah, che bello, via il cellophane. Apriamoci il nostro bel box ed ecco qui in prima fila subito spicca il Revival Pack. Non so se aprirmelo subito come la scorsa volta o lasciarlo per la fine, sicuramente mi tengo per la fine questo, che contiene o un SR o un SPR di questa espansione. Mi sa che me lo apro subito. Intanto mettiamo da fondo il box, ci farà un po' da sfondo sperando che la cam non osi inquadrare e mettere a fuoco quello piuttosto che quello che ho in mano. Unison Warrior Series Pre-Release Pack Volume 3. Come per la scorsa volta, il Pre-Release Pack contiene due stampe olografiche di comuni, non comuni o rare di questa espansione con il loghetto Pre-Release. Vediamo un po' cosa ci capita. Non ci sono leader purtroppo neanche questa volta. Ovviamente i leader sono quelli un po' più ambiti dalla gente, dai collezionisti. Abbiamo uno Shizami Freezer Force Elite, che è un uncommon. La foilatura dovrebbe essere la stessa di quelle che troviamo all'interno dei pacchetti, e un uncommon verde, ovvero un Tarless Chaotic Rampage, che abbiamo trovato foil tra l'altro nell'espansione. Niente di che, purtroppo non ci dice bene, ma secondo me, se tanto mi dà tanto, visto che questi pacchettini possono essere aperti prima di essere distribuiti, secondo me ci hanno già spizzato dentro quello che c'era, una mia supposizione. Comunque, passiamo al box, anzi no, passiamo prima al Revival Pack. Cosa puntare su questo? In questo pack possiamo trovare una carta tra 6. Ci sono due ristampe di carte extra di set precedenti, versioni modificate però. Poi ci sono due reboot leader e altre due carte, due reprint proprio veri e propri, come abbiamo trovato l'altra volta, una da DB1 e l'altra da DB2. Io sinceramente, non avendo avuto modo di vedere le carte con mano di DB1, non so se qualitativamente la grafica di quella carta è diversa o è para quella di DB1. Vediamo se per questa cosa troviamo, se riusciamo a fare un paragone. Attenzione, attenzione, ci è capitata forse la peggiore, il Demonic Restraint, ovvero la carta terreno extra modificata dal Broly Ring di BT1. Questa comunque è una carta terreno che va a migliorare il deck di Broly, infatti questa carta può essere trattata come Broly Ring in tutte le aree. Costo 1, un terreno, le carte nella tua mano non possono essere scartate dagli effetti del tuo leader verde Broly. Abilità automatica: se la tua carta leader è mono verde Broly,
Quando questa carta viene scartata o messa in una pila degli scarti della tua battle area da uno degli effetti di una tua leader o battle card, attiva questa carta dalla pila degli scarti e poi aggiungi una carta alla tua vita alla mano. Activate main una volta per turno, costo 3 se il tuo leader è un mono verde Broly, scegli un mono verde Broly battle card con energy cost 6 o meno e giocalo, quindi praticamente ci fa giocare a 3 tutte le carte battle di Broly verde, ovviamente non quelli del film di Super Canonico, ma quelli dei Broly classici dei film precedenti. Bene, non mi interessa questa carta, non ho intenzione di recuperare il mio vecchio mazzo Broly per poterlo giocare e quindi finirà probabilmente da scambio. Il problema è che ora mi tocca per collezionismo recuperare gli altri due. Allora, la Demonic Restraint la mettiamo da parte ed apriamoci i nostri pacchetti. Io riparto dalla fila di sinistra. Non so se questa volta mi faccio tutta la fila. L'altra volta, per diciamo forza di cose, visto che non usciva niente dalla fila di sinistra, ho continuato per quella strada. Per cui non è detto che stavolta faccia lo stesso. Ole, il nostro primo pacchetto comincia, se non sbaglio, forse come l'altra volta, non mi vorrei sbagliare, con Echu, carta extra di Lunch. Taekwon Penetrating Strike. Tra l'altro il mazzo Lunch ha vinto un grosso torneo in America, svoltosi poche settimane fa. Pilaf, the gang holds here. The Tree of Might. Possiamo andare abbastanza veloci, perché tanto le comuni e non comuni ce le siamo ben viste più o meno tutte nel precedente unboxing. E attenzione, la prima foil è una comune ed è un Krilling Making a Comeback. Quantomeno non l'avevamo già trovata. E si parte subito con una SR, ragazzi, è un SR gialla, Ginyu, a new transformation. Purtroppo ho un brutto presentimento, visto che il giallo ci è uscito l'altra volta, stavolta abbiamo praticamente giallo, nero o giallo verde. Siccome il verde di questo set lo odio, penso sia un bel box di cacca. Andiamo alla seconda busta di questa stessa fila. Però almeno il Ginyu ci mancava, una delle peggiori SR di questa espansione. E che vuoi fare? Vabbè. Speravo nel blu, almeno trovavo qualcosa per il Janemba, però la mia speranza è stata vana. Lord Slug, out of control. Special Transmission. Manca anche qui la terza uncommon. Yamcha, Zeyun, Gohan Super Saiyan 3, Mai, Days, Lord Slug. Comune foil, ovviamente comintino le comuni, e un'altra SR subito, sempre gialla, with an helping hand. Va a vedere che questo box è la continuazione del box, il prequel del box precedente, perché sto trovando ovviamente le SR numericamente prima rispetto a quelle dell'altra volta. E sliviamo, ce le va intanto visto che ci siamo. Abbiamo trovato già due SR, io a sto punto vado all'altra metà del box. Allora, facciamo un attimo da parte le schifezze. Cominciamo la fila di destra, quindi andiamo totalmente a caso stavolta. Voilà. Per quanto riguarda le rare, non volendo montare nessun mazzo in particolare di questa espansione, punterei direttamente su quelle che mi mancano. Sorbet e Chu di nuovo. Qui c'è la terza uncommon, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli che c'è la rara. Son Goten, Master Roshi, Trunks, Super Saiyan 3, Seike Demon, Janemba, Sfera, Mai. Un altro Tarless Dark Parasite Foil, versione diversa e raro. Wow, attenzione, una rara foil. E un'altra rara gialla, Bulma, sending out an SOS. Citazione a una famosa canzone. Voilà. Ok, terza bustina, niente SR stavolta. Ho dovuto andare a pescare alla fila opposta per tranquillizzare questi spacchettamenti. Non mi voglio bruciare tutto subito e male, visto ciò che è uscito. Cominciamo stavolta da un nuovo Sharon, The Pyromancer. Majin Buu Dimensional Intervention. Questa l'ho trovata foil ed è molto figa.
piccolo Precision Strike, anzi, se devo dirla tutta, secondo me è la miglior foil che ho trovato. Di reverse parlo, ovviamente, escluse quindi le SR ed SPR. Rasin, ho detto testa di culo, ovviamente. Abbiamo Shu, Slug Leader, un Uncommon Reverse che è un Pike One e una rara blu che è un Janemba Dark Parasite. Quantomeno sto trovando rare che l'altra volta non mi sono uscite. E continuo dalla fila di destra. Comincio a riempirmi di bustine qui di lato, voi non vedete, ma ci sta la pellicola del box, le bustine che adesso cominceranno ad aumentare di volume. E intanto siamo già alla nostra quinta bustina. Un'altra e siamo già a un quarto di box. Vegeta Catastrophic Premonition. Shisami, trovato prima col loghetto pre-release. Freezer Resurrected, tra l'altro non l'avevo fatto vedere la scorsa volta. Questo Freezer dall'altro lato è quello incapsulato, imbozzolato, come volete chiamarlo, sotto l'albero degli allegri folletti. Master Roshi, Ready for Anything, Kakuja, Son Goku, Janemba Vanilla, Chimbalo. Oh, un'altra rara foil ed è un Gohan's Marvelous Might. Non mi ricordo neanche se l'ho trovato questo la scorsa volta, mi sa di no. È una rara rossa, ovvero Attack of the Demon Clan. Ok, ci manca, mi sa, pure questa. O quantomeno sto trovando rare che mi mancano. Fila 2 di nuovo, si accorcia sempre di più. E stavolta partiamo con Tamburino, Regno di Terrore. Questo qua sinceramente manco me lo ricordo, forse ne ho trovato uno solo la scorsa volta. Ci sono certe uncommon, ecco pure questo, ci sono uncommon molto particolari che si trovano molto meno rispetto a altre. Per esempio questi due, poi guarda caso escono una coppia. Ne avevo una o due, S3 Trunks, un altro Freezer ciondolante, Tien Shinhan, Vegeta, Shroom e Salsa Leader, Sfera 6 stelle, Pike One, Drum, poi il comune che è una sfera negativa e un'altra SPR nera, attenzione, Pike One, Savior from Another Time. SPR nera, non so sinceramente di questo set quale siano le migliori SPR. Questa è giochiata, diciamo giocata, poi in realtà non lo è più di tanto, perché si gioca sì, ma nel suo mazzo, ovvero quello di Gogeta Xeno. Sinceramente, come detto, non mi sto montando nessun deck inerente a questa espansione, per cui cerco magari carte più stilose, graficamente fighe, piuttosto che carte che mi servono, ovviamente sempre per completare la collezione. Per SPR, non collezionandole, va bene un po' tutto. Dabura Dimensional Meddler, Hill Driver, Freezer, Goku Vanilla, Gohan, Roshi, Oceanus, King's Flash, Psyche Demon, che non è il Psyche Bon. Foil Uncommon, Towa Dimensional Convoker, sembra la SR di BT10, ma non lo è. E chiudiamo con una rara nera, che è un Salsa a New Demon God, che ci manca. Quindi un'altra rara interessante. Va che se riusciamo magari a completare il set delle rare con soli due box. L'altra volta non ci sono riuscito manco per il quasi, con BT11. Se ci riesco con questa, quantomeno sono soddisfatto di un traguardo ottenuto. Già trovare tutte SR diverse sarebbe una gran cosa. Eccolo qua, l'abbiamo nominato poco fa, il Gogeta Fateful Fusion, Gogeta Xeno Leader nero, Janemba Rampaging Demon. Questo è buono per il mazzo Janemba, che attualmente non mi posso fare perché non ne ho manco uno per il striscio. Ulma, Confident Friend, Krillin, Dearest Friend, anche lui, Son Gohan, Son Goten, Sera 4 stelle, Janembino, Testa di Kul, Foil Uncommon, che è un Kill Driver, anche questa molto figa, non l'avrei mai detto,
E chiudiamo con una rara verde, ovvero un Tarless Dark Parasite, quello che abbiamo trovato prima, Foil. Non ricordo se ce l'avevo già, sinceramente. Comunque mi sembra che stia succedendo più o meno ciò che è accaduto la scorsa volta. Da un lato c'era poco e nulla, dall'altro il resto. Vados, Cosmic Hyde, Anguila, Master Roshi, Zeyun, Vegeta, Gohan, Salsa, Rage, Cutting Edge, Quiz, comune foil di nuovo un Goten, SR verde, quindi ci affacciamo sul verde con un Lord Slug, Quarter of Plants. Che munnezza, signori, che munnezza. E nonostante ciò mi tocca slivarlo. Va a vedere che con questa roba non stiamo proprio saltando l'Omega Sharon. Sono partite già 3 SR e un SPR, rimangono 2 e 1. Quindi siamo messi maluccio, già uscito un bel po' di roba. Trunks Battling the Force of Evil, almeno che non riesco finalmente a vedere per la prima volta nella mia storia un God Pack. Ma ne dubito. Gianembone Vanilla, Dice di nuovo, Foil comune di Oceanus, e chiudiamo con un'altra SR di Tarless Cosmic Rogue. Niente, già ci siamo spoilerati veramente tutto il meglio di questo box. Fortuna che il pack box promo me lo sono tenuto per ultimo, almeno una gioia per la fine ce l'abbiamo. Allora, questa è Foil, questa è Rest, andiamo avanti. Forbici sempre sommerse dai pacchetti, ecco, vedete, già iniziano a sbucare dal lato. Non cominciare a tagliare da sotto, almeno sono un po' tagliati da sotto, un po' tagliati da sopra. E abbiamo King Piccolo Demonic Rejuvenation. Questo no, ho trovato uno solo, pensate. Joshu, Vegeta, Sfera 5 stelle, Pilaf, Kakuja, Lunch, Sfera negativa 5 stelle, Shroom, Shroom e Salsa, un Paikwan raro foil, che mi sa non ho neanche normale, e una rara gialla, Freezer, Trained at Last. Questa qua l'avevo trovata nello special, nell'expansion pack, là, come si chiama. Però, oltre quella, sapete bene che altro c'è uscito là. E se non lo sapete, male male male, andate a recuperarvi il video, tanto tra poco apparirà tra le schede. O comunque lo trovate alla fine video, tra i video consigliati. Majin Buu, Dimensional Intervention. A goma Goku Piccolo, Goku Xeno, Deku Grasso, Gianemba, Sfera 4 stelle, Rage Sharon, Sfera negativa, poi l'Uncommon. Oh, l'ho chiamato prima ed è arrivato nuova Sharon The Pyromancer, molto molto figa, però la carta extra resta sempre la migliore, carta rara blu, ed abbiamo Gogeta The Demon Destroyer, che ci manca molto bene. Molto ben, e quindi continua la nostra raccolta delle rare mancanti. E rimangono due bustine dalla fila di destra, quindi chiudiamola a sto punto, tanto abbiamo già visto tutto. Poi mi sa che stavolta ci conveniva davvero partire da destra. Chain Attack, Putin, Re Piccolo, Soul Freezing Machined, Amond, Son Goku, Towa, Testa di Kyul, Whis, Shu, Whis Leader Foil. Oh, meno male, il nostro secondo Leader Foil di questo set. L'altra volta c'era uscito Tarless, molto molto figo, devo dire. E chiudiamo con un'altra SR, Tarless Invader of the Earth. Quindi ci sono uscite tutte le SR. E sapete ciò che vuol dire? Dovrebbe voler dire che manco Pugaz che troviamo la Secret. Ci ho sperato, vabbè. Però dite pure voi se avete visto
dall'expansion pack che è uscito mi direste che non mi accontento mai, però uno ci spera sempre, mica deve sempre puntare in basso. Allora, abbiamo Bulma, Secret Supporter, per l'ultimo pacchetto della fila di destra. Ricordo che la fila di sinistra l'abbiamo già incominciata all'inizio, accantonata subito, visto che c'era uscito subito tutto. Tarless, Shisami, Krillin, Goten, Gohan, Vegeta, Janemba, Salsa, Cutting Edge Recovery Device. Poi la rara rossa, Piano, Reign of Terror, questo non ce l'ho normale però. E un'altra rara rossa, King Piccolo, Time to Fight. Questo non me lo ricordo, sinceramente. Voilà, fine della seconda fila, facciamo un recap veloce. C'è uscito Tarless, Invader of the Earth, Tarless Cosmic Rogue, doppio Tarless SR in questa espansione, come se non ne avessimo mai abbastanza. Purtroppo non abbiamo trovato la SR di Omega, però pazienza. Abbiamo però Whis, Helping Hand, me l'ho dimenticato, lo Slug, non dimenticatevi di lui. Ginio, brutta a morte, sia come carta ed effetti, sia come immagine, non mi piace. E la SPR di Paikuan. Chissà che non ci esce la SPR di Gogeta Super Saiyan 3. Staremo a vedere. Allora, riprendiamo la nostra fila abbandonata dopo soli due pacchetti. Di nuovo Bulma. Vabbè, Vegeta. Goku, Xeno, Master Roshi, Vegeta, Son Goku, Kakao, Explosive Barrage, Drum, Psyche Demon, la foil è un uncommon, una unison foil di Raditz, Invader from Afar, ci piace, e una rara nera che è Ulgoanx, che è caduto, trovato prima, però prima avevamo trovato foil se non mi sbaglio, sì, bene, tanto mi mancava, quindi ottimo così. Per la collezione, la collection, ragazzi, spero di schiappare con il pre-release promo pack, almeno con quello, non è che si può schiappare più di tanto, però voilà. In piccolo Dragon Ball Obsession, Raditz appena trovato, Trunks Super Saiyan 3, Gohan Super Cleansing, Yashinan, Rage Sharon, Lunch, Sfera 6 stelle. Oh, un altro leader foil ed è Janemba. Tanta roba, signori. Molto, molto figa. E chiudiamo con la SPR nera che ho chiamato Super Saiyan 3 Gogeta Marvelous Might. Devo dire che è molto, molto figa. Molto, molto bello l'artwork. Mi piace. Questa sarei quasi tentato di tenermela. Però vedremo. Vedremo come andrà a finire. Mi sa, ragazzi, che in questi pacchetti non c'è più nulla a sto punto. Mamma mia, quasi mezzo box vuoto. Che tristezza. Quasi quasi me le tengo chiuse e le rivendo. Ovviamente non con la speranza di truffare qualcuno, però magari in futuro questi pacchetti possono valere di più. E chissà che non sia così. Nuova Sharon, The Pyromancer, Towa, Anguilla, Kakuja, Vegeta, Piccolo, Krillin, la Kasei, Testa di Kul, Whis Leader, Foil Rara, Master Roshi's Mafuba e Rara Verde, Medamacha. Omega, perché non mi sei uscito tu invece di Lord Slug, maledizione. Maledizione. Vabbè, accontentiamoci. Paikuan supporting his comrades, Tarless leader, Sorbet, Towa Unison, Son Goku, sfera 5 stelle, Master Roshi, sfera negativa. Oh, bello questo Goku foil. Se la camera lo mettesse a fuoco sarebbe meglio, sì. Molto molto figo l'artwork. Rara gialla, Vegeta, Deities Disciple. Questa qua non ricordo se mi era uscita foil l'altra volta o regular. Forse il Goku mi sa mi è uscito regular foil di questa linea della saga di Golden Freezer. Allora, speriamo di trovarlo normal.
Attenzione, attenzione. Raditz, invader from afar. Tarles, Crusher's Corps Commander. Vegeta, Amond, Son Gohan, Pilaf, Lunch, Janemba. Estel Kill, Oilan Common, King Piccolo e chiudiamo con una rara che è un West Galaxy Revival. Mamma mia, questa è già il playset, mi sa. Non ricordo, ma è molto probabile. Allora, quanti pacchetti restano? 5. Con tutti gli artwork presenti, anche in ordine, quindi andiamo con Tarles. Tanto ormai sappiamo già che da qui non c'è più niente. Gogeta Fateful Fusion, Anguila, Son Gohan, Kakao, Tenshinhan, Son Goku, Mai, Oceanus, Rage, per a 6 stelle comune foil di Gohan e rara gialla di Beerus che abbiamo già. 4 bustine rimaste e io ritaglio da sopra, tanto mi sa che cambia poco a livello di fortuna, provando vedere se portasse più fortuna per le da sotto da sopra. Yoshu, Re Piccolo di nuovo, Son Gohan, Zeyun, Pleasing, Vegeta, Janemba, Black Leader, Sfera Negativa, Trunks, Explosive Barrage Slash, Comune Foil e Rara Blu di Paikuan del Link for Time. Questa mi sarebbe uscita prima foil quando avevo detto che mi mancava normale e si vede che mi ha ascoltato. Se trovo anche quel Goku giallo Super Saiyan Blue, forse ho praticamente finito le rare, però non mi sta uscendo, forse, non è sicuro. Vediamo. Towa, Veku, Shu, Taiz, Paikuan, Shu e Salsa, Gohan Comune Foil, Rara Rossa di Piano. Ah, questo pure mancava, tra l'altro. Due pacchetti rimasti, ragazzi, due pacchetti soltanto più il, diciamolo sul fondo, il promotion pack. E chissà che non ci porti bene quel promotion pack alla fine, una gioia finale. Putin, Chain Attack, Ados, Away e Unison. Un sacco di pacchetti senza la terza uncommon, però ormai non vuol dire più nulla. La K6, testa di Kyul reverso e carta rara nera Gohan's Master Student Union. Questa non ce l'ho sicuro. A questo punto mi viene il dubbio che quell'altra ce l'avessi e questa no. Questa non l'ho proprio mai vista, quindi ok. Chissà quante rare mi mancano allora, visto che mi pavoneggiavo che le avessi finite, ma in realtà non è così. Paikuan, Supporting His Comrades. Ragazzi, non troviamo mai il God Pack e mai la Secret in questi box recenti. 4 box, ancora niente. Vabbè, ultimo pacchetto per... non so in cosa sperare, sinceramente nulla. Una rara foil, potrei dirvi. Ah, un altro Tarles Leader Foil, quindi abbiamo due leader di Tarles Foil. E una rara verde, che è un Wings Invader of the Earth. Vabbè. Voilà. Allora, oltre la pila astronomica di comuni e non comuni che vedete qui sul fondo, abbiamo trovato questo popò di reversiche, questo popò di rare, che sono molte più dell'altra volta. Andiamo a contarle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 rare. E ovviamente il malloppo di SRSPR. Abbiamo per il verde tutte e due i Tarles, ovviamente, indubbiamente, e anche il Lord Slug. E per il giallo, Whis e Ginyu. Ah, tra l'altro mi sa che in questo set c'è pure Freezer SR di giallo, quindi a voglia a te tra Freezer e Omega a trovarne che me ne mancassero. E poi abbiamo come SPR entrambe le SPR nere, l'altra volta abbiamo trovato entrambe le SPR rosse, stavolta abbiamo Gogeta Super Saiyan 3 e Paikuan. Dunque, è rimasto, a sto punto, c'avevamo anche il Demonic Restraint, è rimasto il Special Box Promotion Pack,
Non so, non dovrebbe essere una SPR perché non è ruvida, non so se è un bene o un male. Vediamo se riusciamo ad aprirlo senza distruggerlo. Tanto per... No. Vabbè, lo taglio da sotto. Pensateci... No, ma non lo voglio neanche pensare, ragazzi. Stavo per dire una cosa orrenda, ma già solo che l'ho pensata mi sento male. Ve lo dico dopo, semmai. Attenzione! A tre la giriamo. Uno! Oh, due! Tre! Omega Sharon! Alice Absorbed è arrivato. L'ho chiamato, l'ho detto che lo volevo, alla fine ho voluto uscire. Va bene. Mi sta bene 5, anzi 6 SR, tutte e 6 mancanti. Quindi non sono, non è la miglior combinazione possibile, questo c'è da dirlo, perché secondo me il blu è meglio, il rosso è meglio, il nero, e il nero vabbè qualcosina c'è, l'altra volta abbiamo trovato il Dark Masked King che non è affatto male, e il giallo, gli altri due draghi sono meglio, l'abbiamo trovati la scorsa volta. Però questa, secondo me, è la peggior combinazione, ovvero il tuffo nel verde e lo splash in questo inizio di giallo. Avevo paura che uscisse, purtroppo così è stato. Però, vabbè, può capitare, me li tengo, anche perché mi mancano, quindi carte in meno da cercare, per fortuna. Tanto il Tarless si giochicchia anche e non sta tanto poco, quindi... Tutto sommato non posso neanche lamentarmi, nonostante sia un personaggio che non mi piace per niente insieme a Lord Slug. Bene ragazzi, termina qui il grasso, per così dire, spacchettamento di oggi di Vicious Rejuvenation. Il box è totalmente vuoto, ce lo siamo aperto tutto. Adesso mi dovrò mettere a posto tutta quella bella roba e vedere cosa è arrivato a completare, cosa sono arrivato a completare in collezione, se quantomeno mi manca pochissimo delle rare o no. E quanto mi manca delle SR? Delle SR dovrebbero essere 25, ne ho trovate 6 oggi e 5 l'altra volta, quindi siamo a 11. E quindi neanche a metà, ce ne mancano ancora ben 14. Vabbè, speriamo di riuscire a rimediarle facilmente. Bene, vi invito a seguire anche il profilo Instagram di TCG Television, che lo trovate ogni tanto pop-up durante il video, in descrizione e a fine video insieme ai video consigliati. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando a mettere like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle uscite di TCG Television, che ultimamente stanno uscendo un po' di prodottini, non solo di Dragon Ball, ma stiamo spaziando un po' anche su altre cose. Per questo video è tutto, finalmente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima!